essere il migliore. Sii unico. Credi in te. Impara ad amarti. E datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato. Vivi il tuo presente. Vivi il tuo presente. E costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua libertà. E sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Eccoci qui, buongiorno a tutti, bentornati su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente, e questa mattina insieme con tutti quanti voi, ma anche insieme a un esperto, perché in questo spazio ci piace essere più voci per parlare del tema che affronteremo, appunto andremo nella direzione di quella che è una dimensione che tutti quanti noi viviamo, cioè la società dell'apparenza, e di come questa società in cui tutti noi siamo immersi e a volte sommersi orienta le nostre vite. Ecco, noi sappiamo tutti quanti che siamo viviamo in una società iperconnessa sui social network, e i social network sono diventati il quarto mondo, ecco, dove tutti quanti noi siamo a un certo punto della nostra vita approdati, ma in questo mondo fatto di immagini, fatto di video, fatte di in qualche modo di proiezioni di come l'uomo, la donna dovrebbero essere, alcuni di noi, molti di noi, alcune volte nella propria vita non si trovano a proprio agio. Quindi cercheremo di capire quelle che sono i molteplici aspetti psicologici che circondano un po' il concetto di apparenza della nostra società moderna, e lo facciamo insieme ovviamente a un esperto. Questa mattina do il benvenuto alla dottoressa Veronica Torricelli. Buongiorno Veronica, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora Veronica, io sono molto contento di averti qui, anche perché noi ci siamo conosciuti proprio attraverso i social in un certo modo, e quindi mi verrebbe fin da subito da dire che non saranno oggetto di mistificazione e di odio durante questa chiacchierata. Piuttosto, insieme con te mi piacerebbe insomma affrontare quelli che sono gli effetti di questa società della performance, e adesso vedremo bene anche di cosa si tratta, e soprattutto di che impatto stanno avendo e possono avere nel futuro, e come possiamo in qualche maniera proteggerci da quali aspetti, da quali rischi. Ma prima di entrare in tutto questo, ti chiedo, visto che siamo qui e per le persone che non ti conoscono, aiutaci un secondo a capire meglio chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale tutti i giorni. Io sono una psicologa e psicoterapeuta e ipnotista specializzata in disturbi alimentari e obesità. Quindi mi occupo principalmente di seguire appunto persone che hanno problemi alimentari, da problematiche diciamo un po' più semplici come la fame nervosa, difficoltà a perdere peso o a seguire una dieta, a persone che hanno veri e propri disturbi alimentari, quindi anoressia, bulimia, binge eating. E poi seguo persone che appunto soffrono di obesità, sia appunto se hanno bisogno di un aiuto per perdere peso, quindi la dieta non basta, sia anche nel caso debbano affrontare un'operazione di chirurgia bariatrica. Quindi anche in quel caso seguo prima e dopo l'intervento. Bene, io per questo motivo diciamo ho chiesto a te un pochino di parlare di questo argomento, perché ti ho trovato online e non nascondo che sono stato subito colpito anche un po' da quella che è la tua attività e della precisione anche con cui svolgi la tua professione, e quindi sono molto contento insieme con te un pochino di parlare di questo argomento. E come diciamo cornice introduttiva, Veronica, ti va se entriamo un po' a gamba tesa su quello che è proprio il titolo, no? Che abbiamo scelto per questa nostra chiacchierata, quindi corpi perfetti, anime incatenate, che come dicevi anche tu è molto poetico come titolo, nello stesso tempo molto evocativo. Allora ti volevo chiedere, no? Prima di arrivare a quello che è l'impatto psicologico e della nostra società attuale, tu come vedi questa cosa? Cioè, cosa si intende per la società dell'apparenza?
La società dell'apparenza è un concetto che si riferisce a una cultura o una società in cui l'importanza dell'aspetto esteriore, dell'immagine e della percezione che gli altri hanno di noi assume un ruolo predominante. E quindi la società dell'apparenza, anzi in una società dell'apparenza, il valore di una persona spesso è giudicato in base a quanto risponde agli standard estetici. O a quanto è in grado di presentare una determinata immagine di sé. Questi standard possono riguardare l'aspetto fisico, la moda, il successo materiale, l'immagine sociale e altri aspetti visibili della vita, appunto. Quindi tutto ciò che si sposta proprio soltanto sull'immagine. Sì, quindi ci sono proprio degli elementi chiave, sostanzialmente, mi sembra di capire, di questa particolare modo di approcciare alla nostra società. Quali sono, appunto, secondo te, gli elementi chiave, quelli che sono poi gli elementi che vanno ad impattare maggiormente su quella che è poi la vita psicologica delle persone che, come me, come te, vivono, diciamo, in maniera quotidiana, no, la società di oggi. Allora, solitamente gli elementi chiave che vengono riconosciuti della società dell'apparenza, se vogliamo un po' elencarli, sono la pressione sociale, la superficialità, la comparazione o confronto e la mancanza di autenticità. Mi spiego meglio. Per quanto riguarda la pressione sociale, le persone possono sentire una costante pressione per doversi conformare a determinati ideali di bellezza o di successo. Questa pressione ovviamente viene dalla società, dai media, dai social media e anche dalla cerchia sociale. Per quanto si riguarda la superficialità, lo dice il nome stesso, lo sappiamo, insomma, la società dell'apparenza promuove la superficialità concentrando l'attenzione su aspetti esteriori e materiali e dando invece meno posto a quelli che sono i valori, i principi e le qualità interiori. Poi c'è la comparazione, quindi le persone tendono a confrontarsi costantemente con gli altri, cercando di misurare il proprio valore in base a quanto si avvicinano o si allontanano dagli standard estetici o di successo imposti dalla società. E poi per mancanza di autenticità si intende che le persone possono sentirsi costrette a nascondere il loro vero sé e a presentare una versione idealizzata di se stesse per ottenere accettazione e approvazione. Infatti ti dico, Matteo, che proprio ieri mi ha sorpreso tantissimo. Io faccio i gruppi con le adolescenti che soffrono quindi con gli adolescenti, ma attualmente tutte ragazze, che soffrono di disturbi alimentari. E c'è una ragazza fortissima, veramente fortissima, che è 2 volte che la vedo, ieri partecipava al gruppo. È un'esplosione di simpatia, di comicità. E lei, quando ha parlato delle sue risorse, ha detto riservata, timida. Io ho detto timida, tu come mai? Dove vediamo questa timidezza? E lei mi ha detto, te lo dico proprio nel suo gergo, a dottore, io riesco ad essere me stessa soltanto con lei perché io so che lei non mi giudica. E mi ha colpito perché, caspita, è di una simpatia fortissima, eppure lei nel mondo esterno non riesce ad essere così. E mi dispiace perché anche tutte le altre ragazze le hanno apprezzata tantissimo, quindi questo per riferirci appunto a questa mancanza di autenticità, no? Quindi per conformarci a questi standard che ci porta la società, spesso nascondiamo poi le qualità più belle di noi stessi. Guarda, parto un attimo da questo spaccato di esperienza, no, che hai appena raccontato di questa ragazza. E allora mi chiedevo, un po' una caratteristica della società dell'apparenza è un po' belli fuori e non importa poi cosa c'è dentro. Insomma, cioè non è né belli dentro o belli fuori, cioè non importa quello che hai dentro, l'importante è rispettare determinati canoni esterni. E con il rischio grande che poi la persona perda la propria ricchezza interiore, come per esempio hai raccontato di questa ragazza. Allora ti volevo chiedere che relazione c'è, visto che anche lei stessa lo ha manifestato, lo ha espresso, che relazione c'è tra il giudizio e la paura di essere giudicati e la condotta poi legata a aderire a quelli che sono gli standard di una società dell'apparenza, che sono standard altissimi alcune volte?
Sì, diciamo che infatti il concetto, l'ideale di perfezione che viene proposto prevalentemente dai social media, può influenzare significativamente la percezione sia del proprio corpo che dell'immagine di se stessi. Questo ideale spesso enfatizza la magrezza estrema, la muscolatura perfetta e l'aspetto fisico in generale, creando quindi una pressione sociale per conformarsi a questi standard. Quindi, ovviamente, questo può generare diversi effetti psicologici. Infatti, spesso le persone, soprattutto gli adolescenti, che stanno lavorando sulla propria identità, come ben sappiamo, lottano per adattarsi a questi ideali, dato che lottano appunto per adattarsi a questi ideali, potrebbero sperimentare ansia, depressione, bassa autostima e altre difficoltà psicologiche, tra questo appunto anche i disturbi alimentari, frequentemente i disturbi alimentari, che infatti sappiamo che da quando c'è stato il Covid sono aumentati o si sono rinforzati, ma non per il Covid stesso, ovviamente, perché ovviamente i ragazzi, essendo stati molto tempo a casa, hanno avuto molto più tempo per stare sui social, e perdere quindi il contatto con la realtà. Mentre dici questo, penso a come sia fondamentale, non solo poi per un adolescente, ma per ogni essere umano, poi di fatto, fin dall'inizio della sua vita, quella che è un po' l'approvazione di chi lo circonda. Noi in un certo senso, forse, non so Veronica, tu che ne pensi, ma è un po' come se noi crescessimo a colpi di approvazione in un certo modo, no? Lì dove non veniamo approvati, veniamo scoraggiati ad andare, no? E purtroppo questo si porta con sé tutta la disfunzionalità del caso, perché se veniamo approvati in qualcosa come per esempio uno standard di vita, uno standard fisico, uno standard caratteriale di personalità, noi ci adattiamo e uniformiamo a quello che ci viene chiesto dall'esterno. Allora, volevo un po' approfondire questa cosa qui, perché mentre parli mi viene in mente come da una parte a un certo punto la riprova sociale per noi esseri umani è fondamentale. Cioè quella scarica di endorfina che viene dentro no avviene nella nostra mente ogni volta che riceviamo un like, vediamo appunto, no, tutti quelli che sono i parametri, no, che questi strumenti del social network hanno creato proprio per stimolare il nostro cervello da questo punto di vista, dal punto di vista proprio neurologico, stimola la nostra riprova sociale e quindi diventiamo sempre più dipendenti a un certo punto di questa riprova sociale, perdendo la riprova verso noi stessi. Allora, come si fa secondo te oggi, no, a non dico magari contrastare, perché magari appunto non è che va contrastato un bisogno che noi abbiamo come innato, che è appunto, no, anche far parte di appartenere a una società e a un gruppo. Piuttosto, però, come si fa a controbilanciare, ecco, la riprova sociale con una riprova personale, secondo te? Quindi tu intendi che cosa si potrebbe fare per appunto proteggersi un pochino da questo impatto così forte dei social Esatto, media? esatto. Allora, in quanto psicologa io sicuramente incoraggerei le persone a sviluppare una maggiore consapevolezza di come i social media influenzano il loro benessere mentale e ad adottare una serie di strategie per mitigare gli effetti negativi. Facciamo qualche esempio concreto, così possiamo aiutare anche chi ci ascolta. Per esempio, limitare il tempo trascorso sui social media, seguire account che promuovono la positività del corpo, poi magari dopo possiamo parlarne meglio. Lavorare sulla costruzione di una sana autostima indipendentemente dagli standard esterni e magari limitando il tempo appunto trascorso sui social ci si può dedicare maggiormente ad altre attività o hobby, sia individuali che di gruppo, che possono essere lo sport, il teatro, suonare uno strumento, leggere un bel libro, fare una passeggiata, disegnare, insomma, tutto ciò che ci viene in mente, ma che ci porta appunto a staccarci un po' da quello che è il mondo virtuale. E poi sicuramente un valido supporto per affrontare, insomma, ciò che ci pone la società è anche la psicoterapia, perché no? Ci aiuta a prendere molta consapevolezza di noi stessi e quindi sicuramente può aiutare.
Sono contento che parli della psicoterapia come una delle opzioni, perché di fatto, beh, al di là di essere psicoterapeuti e quindi non possiamo fare altro che, insomma, di per sé promuovere questa pratica che è la consapevolezza personale dei propri processi. Proprio approfitto di questa apertura che fai un pochino per cercare di capire qual è la connessione che c'è tra l'ideale del corpo perfetto, in qualche modo, che ci viene promosso sui social media e i disturbi alimentari, visto che tu ne fai una delle parti più importanti della tua professione quotidiana. E sì, non grazie ai social media. Non grazie ai social media. Anzi, diciamo che ormai rispetto ai disturbi alimentari sui social media si vedono cose che sarebbe meglio non si vedessero, però vabbè, quello è un altro argomento. Allora, Ma ne parliamo fra sicuramente. poco, eh? Ne parliamo fra poco perché è interessante. Sicuramente la psicoterapia può svolgere un ruolo significativo nell'aiutare le persone a costruire un rapporto più sano con il proprio corpo e in questo caso quindi anche con il cibo, scusa. E per esempio attraverso l'esplorazione delle, diciamo, delle radici del problema. Che cosa significa? I pazienti possono per esempio esplorare da dove deriva la loro insicurezza, a quale aspetto della propria immagine è collegato e quindi e questo può comportare appunto l'indagine di esperienze passate, di traumi, di pressioni sociali, familiari, che hanno per esempio contribuito a sviluppare una percezione negativa del corpo. Poi la terapia può aiutare a identificare se ci sono appunto distorsioni rispetto alla propria immagine. E quindi se è presente per esempio una dispercezione e quindi possiamo arrivare al dismorfismo corporeo, che insomma è un disturbo che adesso è abbastanza frequente. Ti va un pochino di approfondirlo questo? Che cos'è il disformi... il di... non riesco neanche a dirlo, ma vai tu che Sì. sei sicuramente più pronta. Ok. Il dismorfismo corporeo Oh, effettivamente vedi, è allora non sono l'unico che si è un inceppato. termine Ok, vai, vai. È caratterizzato praticamente da una preoccupazione eccessiva per presunti difetti o imperfezioni nel proprio aspetto, che sono spesso impercettibili o inesistenti agli occhi degli altri. E, i pazienti con questo tipo di disturbo possono passare ore del giorno a controllare o addirittura a nascondere il difetto immaginario, e questo disturbo può portare ovviamente ad una significativa angoscia e disabilità sociale. Quindi, mentre un aspetto dei disturbi alimentari può essere la dispercezione visiva del proprio corpo, quindi non so, vedere alcune parti del corpo eccessive rispetto a quello che sono, il dismorfismo corporeo da solo può rappresentare proprio un disturbo, appunto, e solitamente può anche caratterizzare aspetti come, non so, vedersi il naso eccessivamente grande oppure le orecchie particolarmente grandi. Quindi può riguardare varie parti del corpo, mentre invece, per esempio, all'interno dei disturbi alimentari, la dispercezione corporea riguarda solitamente le gambe, la pancia, e queste. Diciamo sono le due parti del corpo che mi riportano prevalentemente le pazienti. Questo accento che fai proprio sul corpo, che poi di fatto è il campo di battaglia, mi verrebbe da dire, di questa società dell'apparenza, in qualche modo, mi ha colpito quando tu dicevi prima che c'è un legame e magari una fragilità, che una persona si porta già dalla propria infanzia. Allora ti volevo chiedere, sapendo e mettendo subito in chiaro che poi ognuno ha la propria storia, ognuno ha i propri processi, quindi non si può generalizzare facilmente tutto questo, l'esperienza psicologica in genere, rispetto a quella che è però la tua esperienza come psicoterapeuta, come esperta di questo settore, di questo campo, se potessi trovare degli elementi comuni in quello che è un po' il vissuto di una persona che poi vive in maniera così disordinata e anche così violenta, poi il
diciamo, i parametri sociali di cui stiamo parlando, quindi l'aspetto corporeo, quale sarebbe? Guarda, sicuramente, diciamo, se vogliamo definire le caratteristiche che accomunano diciamo soprattutto le adolescenti, che vedo sul quale l'immagine trasmessa dai social ha un impatto maggiore, sono comunque adolescenti molto intelligenti, quindi che si pongono molte domande già nella giovane età, e quindi che sono molto introspettive, empatiche, ma che solitamente hanno una bassa autostima, hanno avuto sempre un po' di difficoltà ad accettare già il proprio corpo, e poi hanno solitamente delle storie familiari un po' complicate, quindi non so, separazioni non elaborate, la perdita di un familiare, quindi aspetti che non essendo appunto elaborati, poi in un momento in cui loro sono un po' più deboli emergono, contribuendo a generare un disturbo, perché dobbiamo ovviamente ricordarci che i disturbi alimentari non nascono per un solo motivo, e poi principalmente non sono disturbi legati al cibo, come si può pensare dal nome di disturbi alimentari, ma i disturbi alimentari nascono da più fattori. Quindi ci sono dei fattori predisponenti che possono essere per esempio dei fattori caratteriali, come per esempio il perfezionismo, appunto la bassa autostima come accennavo prima, e il fatto di essere ambiziosi. Poi ci possono essere dei fattori scatenanti, quindi appunto traumi familiari diretti o indiretti, e poi ci sono dei fattori di mantenimento. Di solito i fattori di mantenimento sono tutti quei comportamenti magari messi in atto da, per esempio, la famiglia, che pensa di aiutare in un determinato modo l'adolescente, mentre invece non si accorge che mette in atto dei comportamenti che in realtà rinforzano il disturbo stesso. Però diciamo che anche questo è comprensibile, perché i genitori giustamente non sanno come doversi comportare, e quindi è normale che magari a volte mettano in atto comportamenti che ritengono siano corretti, quando invece non aiutano. Devo dire che a me piace molto sostenere i genitori, perché arrivano sempre con grandi sensi di colpa, quindi è giusto aiutarli. Con grande voglia di aiutare, e quindi poi hanno bisogno di essere aiutati per poi poter aiutare. Proprio per questo motivo, no, Veronica, mi piacerebbe insieme con te un po' fermarci su questo, perché mi sembra di capire che in qualche modo questa società della performance, quindi anche dell'apparenza, della dinamica di modelli sociali da seguire, poi abbiano appunto un impatto molto forte su chi sta formando la propria identità, in qualche maniera. Tu parlavi degli adolescenti. Allora, su questo mi volevo un pochino soffermare, dato che gli adolescenti sono famosi per riuscire in qualche modo a trovare soluzioni da soli, in qualche maniera, tentano di risolversi il problema per conto proprio. Allora, ti volevo chiedere, a volte non sono chiari i segnali, no? Quali sono i segnali di allarme di un ragazzo che è in difficoltà nella relazione col proprio corpo? Cioè, tu che li conosci, quali sono i segnali che dovrebbero un pochino essere un po' dei campanelli di allarme anche per i genitori o per chi sta intorno a loro? Bella domanda questa, Matteo. Allora, diciamo che sicuramente alcuni dei segnali che non sarebbero da sottovalutare, e purtroppo spesso viene fatto, allora sono, uno principale è quando è l'avere, diciamo, spesso il pensiero del cibo, quindi non so, quando loro cominciano a pensare, allora oggi mangio questo o mangio quest'altro, ma ne mangio questa quantità oppure quest'altra, ma quello è, tra virgolette, un cibo buono o un cibo cattivo, dato che solitamente chi soffre di disturbi alimentari fa questa suddivisione, e che poi in terapia invece si lavora sul eliminarla. E quindi quando il pensiero sul cibo diventa molto frequente, a volte anche da limitare
per esempio le situazioni sociali, quindi quando si accorgono che magari, non so, hanno diverse cene a settimana con gli amici e qualcuna cominciano a saltarla perché no, già ho mangiato a cena fuori ieri, quindi non posso farlo anche stasera. Questi già possono essere dei primi campanelli d'allarme. Oppure, ancora prima, ci può essere il fatto di specchiarsi continuamente, trascorrere molto tempo davanti allo specchio, come a ricercare le cose che non vanno. E, un altro aspetto può essere quello di mangiare lentamente, quindi stare diverso tempo a tavola, e questo è un aspetto che i genitori sicuramente potrebbero notare. E magari sminuzzando il cibo oppure tagliuzzandolo in maniera particolare, posando spesso la forchetta, quindi rallentare nei più modi possibili, insomma, perché poi dobbiamo anche considerare che più andiamo avanti, più gli adolescenti trovano sempre modi diversi per, anzi, metodi nuovi per, diciamo, dimostrare che hanno un disturbo alimentare, dimostrare, dico tra virgolette, perché loro ovviamente lì per lì neanche si rendono conto di soffrire di un problema. E, però forse in quei casi è più facile per chi sta fuori accorgersene. Quindi il fatto, per esempio, anche di vestirsi diversamente, non so, se per esempio un adolescente prima si vestiva in un modo, poi improvvisamente, non so, passa dai colori al vestirsi di nero e magari non utilizza più un abbigliamento aderente, ma un abbigliamento molto largo. E il fatto, oppure, non so, di truccarsi molto, quindi di cambiare un po', in modo un po' repentino, l'immagine di Sì, sé. un po' Questi sono tutti drastica. aspetti, sì. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast Liberamente, un episodio dedicato alle interviste, quindi quella che hai appena ascoltato in maniera totalmente gratuita è un estratto bello corposo dell'intervista che ho realizzato all'interno del canale Telegram, segreto privato delle menti libere. Quindi se vuoi accedere a questa intervista, così come a tante altre interviste che realizzo ogni settimana di venerdì, non devi far altro che gratuitamente iscriverti al canale Telegram delle menti libere, scrivendo il messaggio "sono una mente libera" al mio contatto personale su Telegram. Hai capito bene? Cerchi Matteo Neroni, mi invia questo messaggio e da quel momento in poi anche tu potrai entrare all'interno del canale Telegram segreto privato delle menti libere. Ma c'è anche di più, perché coloro che poi decidono di accedere alla pagina Patreon del podcast Liberamente diventano anche finanziatori e sostenitori di questo podcast, potendo in qualche modo usufruire di tutti quelli che sono i contenuti plus di questo podcast. Tanto è vero che ogni intervista che viene registrata all'interno del canale Telegram è, diciamo, gratuita per tutto quanto il mese solare all'interno del quale è stata registrata. Poi passa a quello che è l'archivio delle interviste e soltanto i finanziatori di questo podcast possono godere di tutto questo archivio che ormai conta veramente più di 100 ore di psicologia e crescita personale, se vengono sommate tutte le interviste che ho realizzato con tanti ospiti ed esperti veramente d'eccezione, come quello che hai ascoltato anche durante l'episodio di oggi. Quindi, se anche tu vuoi approfondire questi argomenti che trattiamo qui all'interno del podcast Liberamente insieme con me, non devi far altro che diventare anche tu un sostenitore del podcast. A questo punto, magari ti starei chiedendo: ma quanto costa diventare sostenitore? Quanti denari ti devo dare, Matteo, per poter continuare a immergermi in tutta questa psicologia, in tutta questa crescita personale che tanto mi aiuta nella mia vita di tutti i giorni? Beh, vai sulla pagina Patreon, trovi il link all'interno di ogni descrizione del podcast, ma posso dirti che già solo con 5 euro al mese ti porti praticamente a casa tutto l'archivio delle interviste da qui a quando abbiamo aperto, diciamo, i microfoni di questo podcast, e con addirittura un abbonamento di 10 euro al mese. Ragazzi, rendiamoci conto di cosa si tratta, neanche veramente mezza tazzina di caffè al giorno, veramente, che offrite a questo podcast, potrete diventare anche voi redattori addirittura del podcast. Infatti esiste una redazione del podcast Liberamente, dove ogni redattore può scegliere addirittura quali argomenti approfondire nel podcast del lunedì, dei miei monologhi, quindi fate domande e ricevete risposte attraverso un podcast, e addirittura potete
potete indicarmi quelli che sono gli esperti da intervistare, ma soprattutto incontrarli all'interno del privé, che è il post intervista che insieme a tutti i redattori del pod diciamo diventa il fiore dell'occhiello di un podcast di psicologia e crescita personale unico nel suo genere. Perciò io ti aspetto come finanziatore e intanto ti do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui con me su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato. Vivi il tuo presente. Costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più.